Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Naccarato, ho 31 anni e insieme a mio fratello gestisco un'attività di ristorazione nel centro di Amantea. Il nostro locale è nato nel 2015, ma non è una nuova attività, in realtà è un locale storico di Amantea, avviato nel 1984 dai miei genitori. È sempre stato riconosciuto e apprezzato come trattoria e rosticceria, è sempre stato anche un punto di riferimento per la cittadinanza di Amantea e per tutti i clienti e i turisti che sono passati dal nostro paesino. Nel 2015, come dicevo, ho ripreso l'attività con mio fratello dopo uno stop di 5 anni, se non ricordo male. Nel 2010 c'è stato uno stop, nel 2015 e mio fratello abbiamo deciso di riprendere l'attività dei nostri genitori. Non mi chiedete perché. È stata sicuramente una scelta istintiva rifarlo, anche perché non è stato così facile come potrebbe sembrare. Sicuramente siamo partiti da una solida base, da tutto quello che i nostri genitori erano riusciti a costruire negli anni. Quindi la partenza, come dire, è stata facile. Solo che la cosa più difficile è stata riportare l'idea di ristorazione dei nostri genitori ai tempi d'oggi. Questo non è stato per niente facile. Abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo di esserci riusciti nel miglior dei modi. Fino ad oggi i risultati ce ne danno la conferma e di questo siamo molto molto contenti. Abbiamo riportato quindi l'idea dei nostri genitori ai tempi d'oggi cercando di non snaturarla, cercando di mantenere l'ambiente che avevano costruito loro. Quindi abbiamo mantenuto gli stessi prodotti con la qualità di sempre, portando quella sorta di evoluzione che serviva al locale. Abbiamo cercato di salvare il più possibile la tradizione di famiglia, lasciando praticamente gli stessi prodotti con la qualità di sempre, solo dando un tocco in più di innovazione. Quindi quello che abbiamo introdotto di nuovo è stato soprattutto un'applicazione. Abbiamo fatto un'applicazione personalizzata dove tutti i clienti possono comodamente da casa ordinare le proprie pizze, con un servizio di consegna a domicilio che faccio io con la mia Vespa. Sono un appassionato e volevo dirlo, non potevo rinunciarci. Tornando a noi, quello che posso dirvi riguardo ai nostri prodotti, gli evergreen sono il panzerotto, l'arancino e la pizzetta. Quelli non tramontano mai e siamo riusciti a mantenere questa tradizione grazie al fatto che questi prodotti passano totalmente dalle nostre mani. Passano dalle nostre mani e quindi una produzione totalmente artigianale che mantiene la tradizione del nostro locale fondamentalmente. Quello che posso dirvi di nuovo, cioè qualcosa che abbiamo introdotto io e mio fratello, è la parte della pizzeria, diciamo, della pizzeria e del ristorante. Abbiamo introdotto la pizza rotonda con un impasto classico ai cereali e un impasto un po' più particolare, molto apprezzato, alla canapa sativa per le vostre serate da sballo. Mentre il nostro prodotto di punta, direi, è stato introdotto 3 anni fa ed è la frittura su misura. Vi spiego cos'è in breve. È un fritto misto di pesce servito su un tagliere da 50 cm o 100 cm. In base alla vostra fame potete scegliere la misura che preferite. Un cambiamento sostanziale che abbiamo apportato all'attività di famiglia è stata la denominazione. Non tanto in Jolly, perché Jolly era e Jolly è rimasto, ma se prima era una trattoria e rosticceria, oggi è un pizzorante ristoria. Vi chiederete come mai? Perché noi non ci sentiamo né una pizzeria e né un ristorante. Ci sentiamo un posto che accoglie tutti con il sorriso, con allegria, come facevano i nostri genitori. Quello è il vero valore del nostro locale. La vera, cioè qualcosa che ci differenzia un po' da tutti gli altri, questa nostra continua e sfrenata allegria che vogliamo trasferire ai nostri clienti. Infatti, se volete una pizzetta, c'è tante pizzerie, qui vendiamo altro. Non vendo pizzette, non vendo calzoni, in questo locale io vendo emozioni. Quindi niente, non è cambiato molto, l'ingrediente segreto è sempre lo stesso. Ma come tale rimarrà un segreto. No, non mi chiedete qual è il nostro segreto. Forse ve lo dirò. Tutti i clienti che arrivano qui da noi notano una cosa. E non è una cosa fatta a caso così. È stata una cosa pensata, più che altro un rischio. Noi abbiamo deciso di scrivere sull'insegna luminosa davanti all'ingresso che qui si mangia bene.
Non abbiamo mai, non parliamo molto spesso della qualità dei nostri prodotti con degli ingredienti fantastici. Abbiamo deciso di dare un messaggio chiaro e deciso, senza mezzi termini, che è un rischio. E trovare di fronte a un locale scritto, un ristorante, che qui si mangia bene, crea un'alta aspettativa nel cliente. Quindi noi siamo costretti a farvi mangiare bene quando entrate qui, non possiamo fare figuracce, se no il titolare ci licenzia. Quindi ci siamo assunti questo rischio, ma è un rischio piacevole, anche perché forse in fondo è anche uno stimolo per noi a fare bene sempre il nostro lavoro, perché ci rimettiamo la faccia. Ed è l'unica cosa che ci rimane, ragazzi. Lo sorriso. Come lo vedrò domani? Come lo vedo domani? Io penso che lo vedo uguale. Chi nasce quadrato non può morire tondo e viceversa. Noi rimarremo sempre gli stessi. Quindi lo vedo sempre sul pezzo, non ci fermeremo e con lo stesso entusiasmo di sempre porteremo avanti questa attività. Ho un proverbio, forse quello che ripeto un po' più spesso è questo. Ascoltate bene, figli gatti, surici piglie, che tradotto in italiano vorrebbe dire, come si traduce? Buon sangue non mente. Quindi forse questo ci rappresenta di più. I nostri genitori hanno fatto il loro lavoro nel migliore dei modi e noi cerchiamo di seguire le loro orme. Come i gatti prendono i topi, noi faremo le pizzette come i nostri genitori. Un consiglio per le future generazioni. Ma perché vi sembro vecchio? Non ho capito. Cioè, io faccio parte delle nuove generazioni. Non sono così esperto da prendermi il lusso di dare consigli alle nuove generazioni. Forse quello che sento di dirgli è di sognare un po' di più, ragazzi. I cellulari, la generazione dei cellulari, come la definisco, non ha fatto un gran bene a noi ragazzi. E quello che vorrei dire è sognate un po' di più, rischiate di più. Se il problema dei giovani è il lavoro, non aspettate che vi cada dal cielo, non succederà mai. Oggi il lavoro, come si dice, va inventato. Ma più che inventarlo, io direi, ragazzi, ricercate le vostre passioni. Perché se non avete una passione da portare avanti e un fuoco che vi spinga a farlo, è inutile. Potrete stare a piangervi addosso continuamente. Fate come noi. Avviate un locale, riprendete le tradizioni dei vostri genitori, dei vostri nonni. Se nonno faceva il falegname, ragazzi, prendete il legno e fate i falegnami, riportiamo le tradizioni, anche perché Amantea è un paesino talmente bello e che si presta al turismo che è veramente da pazzi non sfruttare o insomma approfittare di questa enorme ricchezza che abbiamo. Riprendiamo i vecchi mestieri, rendiamoli fruibili ad un pubblico attuale, ad un pubblico straniero, studiamo le lingue, ragazzi, l'inglese. Studiate, ecco il consiglio per i giovani è studiare, non smettete mai di studiare. Noi lo facciamo continuamente, sarà per la nostra attività, sarà per interessi personali, ma non smettete di studiare, perché domani vi renderete conto che la cultura è l'unica cosa che vi potrebbe salvare la vita. Come avrete capito, io sono quello che si occupa di parlare e parlo pure tanto, però diciamo le pizzette non si fanno da sole e questo è il nostro staff. Lui è Daniele, mio fratello. Ah, scusate, volevo ricordare, noi non mi piace definirci dei professionisti, però in quello che facciamo siamo veramente professionali. Vi spiego il perché. Noi siamo un gruppo di artisti. Mio fratello voleva fare il ballerina e invece, insomma, per guadagnarsi da vivere fa le pizze. Ballo per le pizze. Poi c'è Marco, lo troverete al banco, lui voleva fare il biologo nutrizionista e comunque si sta occupando di alimenti. Poi c'è Franziska, lei vorrebbe fare la fotografa, quindi si occupa di curare i nostri canali social e vi accoglierà con questo sorriso sempre, anche se sembra sempre arrabbiata, però non è così. Lei è la signora Pina, la più giovane del gruppo, e si occupa di combattere con i calamari tutti i giorni, lei li fa veramente a fettine, se la sente. Poi lì c'è il signor Manuel. Manuel è un altro artista, lui voleva fare il marinaio, soltanto che siccome siamo un mezzo mare, lui naviga in questa barca insieme a noi e lo troverete presente, puntuale, gentilissimo nella nostra sala. È una macchina.
Poi c'è l'ultimo arrivato della piccola famiglia Jolly, lui è Gianmarco, detto il Ciameto. Nella vita vorrebbe fare il musicista e io credo che lo farà. Nel frattempo suona la carica alle pizze in cucina. Niente, quindi non vi ho presentato detto. I ragazzi, vi ho detto cosa facciamo, vi ho detto dove siamo, ve l'ho detto. Siamo ad Amantea, sulla SS18. Niente, sembra che dal Jolly è tutto, non ci rimane che ringraziarvi per l'ascolto e invitarvi a venirci a trovare in questa banda di artisti pazzi. Buongiorno a tutti!